a tutti, io sono Irene e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è recensione particolare perché speciale San Valentino vi voglio portare un libro pieno di amore ma anche pieno di disgrazie perché rappresenta appieno la mia situazione a San Valentino, ossia Romeo e Giulietta di William Shakespeare, scritto tra il 1594 e il 1596 e racconta l'amore disperato che devono vivere nell'odio delle loro famiglie, questi due giovani fanciulli. Ma partiamo dall'inizio. Siamo a Verona e ci sono queste due famiglie, Montecchi e Caporetti, che si odiano, si scannano a vicenda. E un giorno il papà di Giulietta decide di organizzare una festa perché vuole far conoscere a Giulietta dei ragazzi che potrebbero andare bene, diciamo così, come suo futuro sposo, anche se in realtà il conte Capuleti ha già deciso che il conte Paride sarà suo marito. Dopo le insistenze che il conte Paride fa a papà di Giulietta, quindi alla fine papà di Giulietta decide di far sposare Giulietta con Paride, però a questa festa si intrufolano Romeo Montecchi, suo cugino Benvolio, il suo migliore amico Mercuzio, e quindi Giulietta e Romeo si incontrano e decidono di sposarsi in segreto. Anche scoprendo che fanno parte delle famiglie che dell'odio, diciamo, e si sposano in segreto di tutti, però giustamente c'è anche il cugino di Giulietta, Tebaldo, che è il mio preferito, che diciamo che ha un po' capito la situazione, quindi vuole, diciamo, rinfrancarsi a questo amore tra gli adolescenti. Durante un duello con Mercuzio, Tebaldo uccide Mercuzio e Romeo, per vendetta, uccide Tebaldo, e si viene a scoprire tutta questa cosa che hanno fatto, tutta questa discussione, che non è la prima, ovviamente, ma diciamo la più catastrofica. Così il principe di Verona decide di esiliare Romeo a Mantova, che per lui è una tragedia, ma in realtà Mantova-Verona non è neanche un'ora di viaggio. Ma va bene, Giulietta disperata: cosa devo fare? Mio marito lo amo da morire, voglio andare con lui. E non voglio sposare Paride perché giustamente i suoi genitori non sanno che lei è già sposata, e quindi si rivolge al prete che li ha sposati, il frate Lorenzo, che le dà una magnifica idea di merda in realtà, perché dice questa perla di saggezza di frate Lorenzo: io ti do questa pozione che farà credere che tu sia morta, ti darà una morte apparente, e i tuoi genitori, i tuoi parenti ti seppelliranno nella cripta di famiglia. Io avviserò Romeo che ti verrà a prendere prima di partire per Mantova e ti porterà con lui, e nessuno lo sa perché tutti ti credono morta, invece tu sei a Mantova con Romeo. Purtroppo la lettera che avvisava Romeo di ciò non è mai arrivata. Quindi Giulietta fa ciò che deve fare, morirà apparentemente, tutti disperati, però giustamente anche Benvolio, per esempio, un altro che capita tutto della vita, crede che Giulietta è morta, quindi dovrà andare a dire a Romeo che Romeo non ha ricevuto la lettera, quindi anche Romeo crederà che lei è davvero morta, quindi andrà alla cripta, piange come un disperato, si uccide anche lui nel momento in cui Giulietta si risveglia dalla sua morte apparente. Vedendo a morire, si ucciderà anche lei. Quindi grande disgrazia, ok? Grandissima disgrazia di questo amore. Poi alla fine, finalmente, Capuleti, Montecchi, scoprendo tutta questa cosa che è successa,
si rendono conto che in realtà il loro odio era superficiale, senza alcun motivo apparente, quindi decidono di far pace, di appacificarsi. Ma perché devono aspettare la morte dei loro figli adolescenti? Perché, perché odiarsi senza nessun motivo apparente? Ma anche se ci fosse un motivo, non penso che l'odio debba essere un sentimento da provare, anche se molte volte si prova questo odio maledetto, questo sentimento che non dovrebbe esistere, opprimetelo. Ci sta che magari ci sono delle discussioni tra delle persone, perché come è normale che sia, ma credo che poi bisogna rappacificarsi, chiarire, e che anche questo credo sia normale, cioè non ha senso odiarsi secondo me. Odiare presuppone dare sempre colpa agli altri, direi vabbè, ma quello è così, così, colà, fa questo e fa quell'altro, sempre dare la colpa agli altri, sempre buttare merda sugli altri. Quando effettivamente ci dobbiamo fare anche una coscienza noi stessi per dire forse ho sbagliato anch'io, devo magari anche chiedere scusa, per esempio, ma questo credo sia un discorso molto a parte. Quindi secondo me è ciò insegna anche Romeo e Giulietta, ma ci insegna anche cos'è effettivamente l'amore. Ovviamente Romeo e Giulietta erano due adolescenti, sono stati molto frettolosi secondo me. Questo amore adolescenziale che li ha portati a sposarsi, quindi magari ci si deve pensare bene a quello che si fa, perché magari molte volte, ecco, come Romeo e Giulietta, l'amore porta alla morte, questo grande amore che ha portato a una delle più grandi disgrazie, poi erano due 14 anni, però può portare anche altre cose molto più gravi. No, questo grande amore, ci si illude di tantissime cose quando si è tanto innamorati, come è giusto che sia, però oltre all'illusione, secondo me, quando ci si innamora bisogna pensare, è l'uomo giusto, mi sto innamorando dell'uomo giusto, anche se non è facile, lo ammetto, non è facile fare questi ragionamenti quando si è innamorati, però non bisogna tenere sempre le fette di prosciutto sugli occhi e toglierle ogni tanto, pensare a ciò che si sta facendo, magari prima di fare delle scelte importanti, ecco. Però dall'altro lato, ecco, anche seguire ciò che dice il cuore non è una cosa sbagliata. Io sono 50 e 50, 50 seguire il cuore e 50 seguire anche il cervello. Perché potrebbe portare, come dicevo prima, delle conseguenze molto più gravi della morte, come, non so, la sofferenza, anche sofferenza fisica. Ci sono molte donne che vengono violentate, che subiscono violenze, ma non solo le donne, anche gli uomini che subiscono violenze dalle donne. Credo che questo sia molto più grave della morte. Si può sempre ripartire, da una sofferenza si può sempre ripartire da capo, sarà molto difficile, non lo so perché non ho mai subito cose del genere, però credo che sia giusto ripartire, sia per una donna che per un uomo, e vabbè, questo anche questo discorso, diciamo che andrà molto per le lunghe, sarà un discorso molto a parte che non mi sento tanto di approfondire, diciamo, perché non sono, diciamo, tanto a conoscenza, non ho conoscenze, non ho abbastanza conoscenze per affrontare, diciamo, questo argomento, però diciamo che questo è il mio giudizio su Romeo e Giulietta, che nonostante sia scritto nel 1600 può avere degli insegnamenti anche tuttora, tutt'oggi, dopo 400 anni, potrebbe dare dei messaggi a dei significati molto attuali, secondo me, nonostante sia una storia appunto di 400 anni fa, e
E niente, io spero che voi l'abbiate letto perché è davvero molto bello, molto drammatico, molto triste. E se non l'avete letto dovete assolutamente recuperarlo perché è uno dei classici più belli che abbia mai letto, non è che io ne abbia letti tantissimi. Quindi se io, vi giuro, se io vi consiglio un classico, vuol dire che merita di essere letto, perché ve lo dice una che di classici appunto ne ha letti boh, quanti, non si sa quantissimi. E quindi io questo San Valentino lo passo a leggere Romeo e Giulietta perché ci sta un rewatch di Romeo e Giulietta in questo giorno magnifico, San Valentino, la festa di ogni cretino. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Romeo e Giulietta, cosa vi ha insegnato, cosa vi ha trasmesso e se lo volete leggere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!